Voglio ricordare che nel 2023 sono stati 35 i decessi che abbiamo registrato, quest'anno siamo già a 16. Per intervenire con maggior precisione e tempestività in caso di incidenti stradali, l'amministrazione comunale investe circa 300.000 euro del Fondo Sicurezza Urbana erogato dal Ministero dell'Interno per arricchire l'equipaggiamento dell'unità infortunistica della Polizia Locale, un sistema innovativo che attraverso la tecnologia 3D consente di ricostruire velocemente e in maniera più dettagliata la scena di un sinistro, grazie all'utilizzo di 5 tablet dotati di una telecamera intelligente che renderanno tutte le operazioni digitalizzate. Sarà possibile quindi ripristinare la normale circolazione in breve tempo e prodotto in versione digitale anche il rapporto di incidente stradale. Ridurre al minimo i tempi del rilievo dell'incidente, secondo mettere subito in sicurezza il luogo del sinistro e poi avere una maggiore precisione nelle attività che noi svolgiamo. Ci permette attraverso una telecamera intelligente ad infrarossi anche di fare un rilevamento metrico del campo del sinistro e quindi ci permette in breve tempo di liberare subito la strada e evitare errori manuali o di omissione di eventuali misurazioni. È anche semplicemente un frammento che nell'immediatezza non viene rilevato o non viene associato all'incidente che sta rilevando, in realtà con una ripresa del genere si può rilevare anche dopo. Un nuovo kit per la messa in sicurezza del campo dell'incidente sarà fornito non soltanto alle pattuglie dell'infortunistica stradale, ma a tutte le unità operative territoriali impegnate spesso nei rilievi di incidenti anche meno gravi. L'impegno della Polizia Municipale dell'infortunistica è molto più veloce e anche un'opportunità per i coinvolti, per le assicurazioni. Qui c'è una visione tridimensionale, i rilievi metrici sono dettagliati, il rilievo della strada e della carreggiata è chiaro, molto spesso l'attività manuale non sempre può essere perfetta al 100%. Gli agenti della Polizia Locale avranno a disposizione una nuova segnaletica verticale temporanea di emergenza che si aggiunge alle dotazioni già in uso. Stiamo facendo un investimento, questo è uno dei quelli sui fondi 2023, sul 2024 abbiamo migliorato con 200.000 euro la capacità tecnologica della sala operativa della Polizia Municipale, che in vero era molto modesta. Abbiamo comprato 50 radio per le autovetture, abbiamo comprato le divise. A breve noi cambieremo con un nuovo contratto, l'utilizzo prenderemo a noleggio per 4 anni 120 macchine, autovetture con livrea e una minima parte per servizi in borghese, e questo ci darà grande capacità e miglioramento delle condizioni operative della Polizia Municipale.